Un tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo misto. È prevista la ripresa televisiva diretta. Ha facoltà di parlare il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Prego, ministro. Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi per il nostro Paese il Governo ha assunto la non scontata decisione di proclamare il lutto nazionale. Con animo sgomento e con il cuore colmo di dolore, rientro appena adesso da Lampedusa, dove ho partecipato alla constatazione di ciò che è accaduto. Un animo sgomento e un cuore colmo di dolore, ma è ciò che la mente mi suggerisce che più mi inquieta. E la razionalità mi suggerisce di dire in quest'Aula che non vi è alcuna ragione per pensare che sia l'ultima volta. Non vi è alcuna ragione per sperare che sia l'ultima volta. Ecco perché la rabbia, la indignazione, il senso di potenza mi impongono di unirci al grido di Papa Francesco, a quel vergogna che credo sia un sentimento collettivo. Ma andiamo con ordine. L'altro ieri notte, tra le 4 e le 5 del mattino, un barcone che ragionevolmente per le sue dimensioni ha una capienza tra 400 e 500 posti, a 0,6 miglia dalla costa di Lampedusa, proprio vicino a due tra le più belle spiagge del mondo, ossia la spiaggia dei Conigli e la Tabaccara, ha avuto un'avaria e si è fermata. Non è stata vista. Per chiedere soccorso, i migranti presenti hanno dato fuoco ad una coperta. Purtroppo, per il meccanismo di funzionamento dei motori di quei tipi di pescherecci, il carburante, gli oli, gli idrocarburi dei motori sono venuti un po' in superficie dalle sentine del peschereccio. Ciò ha causato dunque, dopo l'accensione della coperta, un immediato incendio dell'imbarcazione che a sua volta ha prodotto il panico dei presenti che si sono tutti sbilanciati su un lato, facendo sì che la nave, il peschereccio, quasi immediatamente si inabissasse. I primi soccorsi sono stati prestati alle ore 7 da diportisti che alle prime luci dell'alba, in questo momento a Lampedusa fa l'alba intorno alle 7 del mattino, intorno alle 7 appunto, si sono accorti di questo, hanno avvisato i soccorritori, i nostri soccorritori, quelli della squadra Italia, è inutile che io enumeri tutte le forze che si sono impegnate tutte allo spasimo. E sono partiti immediatamente i soccorsi. Oggi, a questo momento, momento in cui le ricerche sono state provvisoriamente complicate dal peggioramento delle condizioni meteo e del vento e del mare, conseguentemente, abbiamo 155 vite salvate, 111 vittime e una constatazione da parte dei nostri sommozzatori che laggiù vi sono alcune decine di vittime. Alcune decine di vittime visibili perché il rigor mortis fa sì che restino incastrate tra le lamiere e altre che non sappiamo ancora se ci siano o no, perché dalle testimonianze convergenti dei superstiti emerge che fossero più di 400 i presenti a bordo. Per quanto vi possa essere talvolta una tendenza a dire un po' di più, i conti non tornano e dunque sarà importante vedere attraverso i sommozzatori se nella stiva della nave vi siano altri corpi, perché potrebbero essere eventualmente molti altri, ma su questo nessuno è in grado di dare un'informazione precisa. Di certo ci sarebbe che in quel posto della nave, in stiva,
viaggiano solitamente coloro i quali pagano il biglietto meno caro, i più poveri tra i poveri. Mi sento di ringraziare con tutto il cuore, di vero cuore, i nostri soccorritori. Sono stati impegnati in più di 300 in queste operazioni di recupero. Sono ragazzi che sono stati ore ed ore sott'acqua, ragazzi che sono stati ore ed ore sott'acqua, ragazzi che sono stati sulle nostre imbarcazioni in superficie, e però mi sia consentito di ringraziare con grande passione e con grande calore tutti coloro i quali non sono uomini in divisa, ma sono pescatori, diportisti, cittadini di Lampedusa, che con un cuore grandissimo hanno accolto i migranti, li hanno soccorsi, alcuni di loro facendo la spola tra i naufraghi vivi e le nostre imbarcazioni, e facendo questo avanti e indietro. Uno sforzo straordinario. Ho visitato l'hangar, questo enorme sudario che è diventato questo freddo hangar accanto all'aeroporto. Ho visto le donne, i bambini, ho visto i corpi di donne e di uomini che cercavano libertà, democrazia e benessere. E non c'è bisogno di ricordare l'editto di Saint-Claude o le conseguenze e il dibattito culturale derivante da esso fino ai sepolcri di Foscolo, per dire che il dibattito sulla degna sepoltura è tipico del tempo, di ogni tempo della storia, e che noi abbiamo come primo dovere quello di seppellirli con dignità. Ecco perché mi sento di ringraziare anche le comunità locali agrigentine che hanno offerto immediatamente i loro posti nei loro cimiteri, sebbene super affollati, per costoro. E questa mattina sono arrivate dalla terraferma oltre 120 bare che saranno fin qui sufficienti per la sepoltura. Sono state appena compiute dalla polizia scientifica tutte le operazioni di rito che consentiranno appunto l'ultimo estremo gesto, e quindi a questa parte noi come Stato abbiamo operato al meglio. Ecco perché mi sento di dire che noi continuiamo ad essere i campioni dell'accoglienza. Vedete, sono arrivati sulle nostre coste più di 30.000 migranti. Di questi 30.000 migranti la grande parte è stata soccorsa, cioè è arrivata nel nostro paese perché noi siamo andati a prenderli, perché noi, i nostri mezzi, la nostra marina militare, la nostra guardia costiera, le nostre forze di polizia sono andati ben oltre la competenza marina nostra, ben oltre le acque italiane, oltre le acque internazionali, fino alle rive di alcuni paesi anch'essi talvolta dell'Europa, perché il diritto umanitario prevale sulle regole giuridiche. Bene, il nostro sistema è stato praticamente raddoppiato in quest'anno, siamo a oltre 16.000 posti, spendiamo 180 milioni di euro per il funzionamento dei centri governativi, 70 milioni per il sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, e abbiamo un efficiente sistema di accoglienza. Ma il punto è un altro, a mio avviso, in questo momento. Vedete, diventato ministro dell'Interno, ho subito preso confronto con i materiali degli uffici, i dossier, e ho visto spesso scritto emergenza immigrazione. Ecco, io credo che se non si parte dal capovolgimento semantico di questo termine, non si capisce dove si può andare a parare. Cioè, o si comprende che occorre passare dalla emergenza alla consapevolezza dell'immanenza, non è più un'emergenza. È un tempo della storia che ci consegna quello della immigrazione come un fenomeno immanente a questo tempo della storia. Non ci sarà mai un reticolato burocratico, un reticolato normativo che potrà fermare il vento della storia. Perché? Perché è cambiata l'idea della frontiera. È cambiata completamente l'idea della frontiera in questo tempo di globalizzazione dei diritti, ma anche di globalizzazione delle povertà.
almeno in una parte del mondo, l'istinto, la spinta ad andare fuori nasce dalla povertà, nasce dall'assenza di democrazia, nasce dall'assenza di benessere. Perché dico che bisogna ripartire non filosoficamente, ma politicamente dall'idea della frontiera. Le guerre dell'Ottocento e del Novecento ci hanno consegnato confini dello Stato nazionale, degli Stati nazionali, disegnati dalla matita dopo la conclusione delle guerre che si sono svolte in due secoli. Quelle matite hanno disegnato confini, fino alla Seconda Guerra Mondiale in Europa, e poi in alcune zone dei Balcani purtroppo ben oltre. Quelle matite hanno disegnato confini che a quelli della mia generazione sono stati raccontati e spiegati e studiati alle scuole medie, alle scuole elementari, prima ancora. Bene, un giorno l'Europa, fattasi più grande, ha assunto una decisione attraverso il trattato che prende il nome di una città. Quella città è Schengen. L'idea di frontiera è improvvisamente cambiata. I valichi nazionali sono stati improvvisamente abbassati per cedere il passo ad un'idea di frontiera più larga. Quel trattato agì come una gomma per cancellare quella che usano i bambini a scuola e cancellò quella matita che aveva descritto i confini nazionali dopo le guerre dell'Ottocento e del Novecento. Ora dunque il punto, ma è un punto che riguarda l'Europa, non noi, è un punto che riguarda l'Europa e se l'Europa intende difendere la frontiera che ha disegnato con il Trattato di Schengen. Se l'Europa intende prendere atto che non c'è mai stato nella storia uno Stato, non c'è mai stato nella storia una confederazione di Stati, non c'è mai stata nella storia una unione di Stati che non abbia assunto su di sé la responsabilità di proteggere la propria frontiera. Uno Stato che non protegge la frontiera non è, semplicemente non è. E allora l'Europa deve scegliere se essere o se non essere. L'Europa deve scegliere se proteggere le proprie frontiere, perché proteggere le proprie frontiere significherà proteggere i propri cittadini, ma anche proteggere dalla morte coloro i quali quelle frontiere valicano senza tutele, in mano ai mercanti di morte, senza assicurazioni e senza nulla. Protezione delle frontiere e diritto umanitario, accoglienza. Questi sono i due cardini su cui l'Europa deve improntare la propria riflessione. E allora è bene dirlo con chiarezza ai nostri amici europei e agli stati del nord dell'Europa. Lo sappiamo che in tanti stati del nord Europa arrivano più migranti di quanti ne arrivino in Italia, ma non arrivano dal mare. Arrivano in macchina, col camion, per terraferma, ma non arrivano superando quel grande lago che la storia dell'Occidente ci racconta come il luogo dove si è fatta la civiltà del mondo, che si chiama Mar Mediterraneo. Non arrivano dal mare i 70.000, i 60.000, i 50.000 che arrivano esattamente nei paesi del nord dell'Europa. Dico questo per prevenire ciò che mi sarà detto lunedì e martedì a Lussemburgo, quando a nome dell'Italia io dirò con forza che il sistema di protezione della frontiera esterna dell'Europa va rafforzato e che gli aerei di Frontex, Eurosur, le navi militari di Frontex devono vigilare sul Mediterraneo per impedire che i mercanti di morte che operano nel Corno d'Africa trovino il fatturato con questa azione qui. E bisogna prendere atto di ciò che Lampedusa oggi rappresenta per la storia di questo nostro tempo. Vedete, nel 1989 il crollo di un muro cancellò un checkpoint, il checkpoint Charlie. A Berlino fu cancellato un checkpoint. La cancellazione di quel checkpoint rappresentò per il destino di una generazione, quella che allora aveva intorno a 20 anni, la fine dell'incubo della separazione tra l'est e l'ovest del mondo. Fu sufficiente abbattere quel muro per determinare la cancellazione di quel checkpoint che separava l'est e l'ovest del mondo. Oggi noi abbiamo un nuovo checkpoint Charlie, si trova in mezzo al Mediterraneo e si chiama Lampedusa. È il passaggio a livello tra il sud e il nord del mondo. È il passaggio a livello tra paesi
che non hanno la democrazia, che non hanno la libertà, che non hanno il benessere. I morti di questa notte ci consegnano un'altra lezione. Ci consegnano che ci sono donne, uomini, bambini, ragazzi che sono disponibili a morire, pronti a morire, a correre il rischio della morte per acquisire libertà, democrazia e benessere. Esattamente ciò che l'Europa ritiene scontati. Esattamente ciò che l'Europa ritiene scontati. Ed ecco perché, oltre alla battaglia su Frontex, sulla frontiera dell'Europa, noi dovremo spiegare che le regole del regolamento di Dublino, che con un approccio del tutto burocratico e burocraticista affida al paese di primo ingresso, ossia all'Italia, tutto il carico dei migranti e della complessa fenomenologia di questo tempo è appunto del tutto burocratico e va urgentemente superato. Così come per contrastare i traffici di morte occorrerà una strategia veramente integrata. Per essere chiari, il peschereccio di ieri è partito da Misurata, in Libia, ma non erano libici, erano eritrei, erano somali, avevano attraversato pezzetti del Corno d'Africa, erano probabilmente passati di tribù in tribù, fino ad arrivare ad uno scafista che la procura di Agrigento ieri ha arrestato, un 35enne tunisino che era già stato rimandato indietro nell'aprile scorso. E allora come si fa a contrastare i mercanti di morte se non attraverso regole, rapporti bilaterali, convenzioni sottoposte a un principio di condizionalità, sebbene la instabilità politica di quelle aree del mondo renda tutto più complicato, ma un principio di condizionalità nella cooperazione che imponga agli stati da cui partono una cooperazione con noi per arginare queste partenze. E poi una cooperazione di polizia, tra la nostra polizia e le polizie di quei paesi, con una supervisione da parte dell'Europa. Queste sono le azioni concrete che si possono fare e di cui ho parlato ieri con Cecilia Malmström, che presiederà la riunione dei ministri dell'interno martedì a Lussemburgo, chiedendole la massima attenzione a questi temi, chiedendo che di questo tema si possa parlare al vertice di Lussemburgo di martedì e ottenendo che fosse posto al primo punto dell'ordine del giorno dell'agenda dei lavori di martedì a Lussemburgo. E di questo ho parlato con José Manuel Barroso ieri, chiamandolo esattamente da davanti quell'hangar che era diventato l'enorme sudario di cui parlavo poc'anzi, e dicendogli che vi è una grande illusione, l'illusione che fatto il mercato e fatta la moneta, l'Europa abbia costruito un popolo. No, i popoli si costruiscono se si difendono le frontiere, se si è figli di un idem sentire, se insieme si sceglie che cosa fare con le grandi scelte di fondo come quella dell'immigrazione. Questo è un punto sul quale l'Europa gioca esattamente il proprio destino. Ecco perché io penso che noi abbiamo una grande occasione con il semestre italiano di porre nell'agenda questo tema come il tema strategico di un'Italia come plancia del Mediterraneo. E credo anche, lo credo davvero, che occorra, dopo la visita del Papa a Lampedusa, un grande segnale di tutto il mondo per noi, per l'Europa e per Lampedusa. Per noi, per tutto il mondo e per Lampedusa. Noi candideremo Lampedusa per il premio Nobel della pace e speriamo che a questa richiesta si aggiunga l'intera Unione Europea. Vi ringrazio. Grazie Ministro. Allora passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi. Ha facoltà ora di intervenire il deputato Khalid Shoki. Prego. Signora Presidente, signor Ministro, è un orrore infinito, ora basta, cosa dobbiamo ancora aspettare dopo questo? Desidero iniziare, a nome del Partito Democratico, con queste parole pronunciate nella drammatica giornata di ieri dalla sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini. Una donna forte, coraggiosa, una donna forte e coraggiosa che con grande dignità e profondo senso di responsabilità sta interpretando nello spirito e nell'azione la volontà di milioni di italiani. Ecco, l'Italia è questa. Quindi
un grazie sincero alla sindaca di Lampedusa e a tutti gli abitanti dell'isola, a quei soccorritori e ai tanti volontari che in queste ore stanno dando il massimo esempio di cosa significa appunto essere spinti da un profondo senso di umanità che il nostro paese ha conosciuto nella storia. Gesti gratuiti di accoglienza figli di una comune sentire mediterraneo, figli di quel Mare Nostrum, oggi tragicamente trasformato nel più grande cimitero a cielo aperto. E allora come Partito Democratico desideriamo dire grazie davvero perché nella tragedia oggi Lampedusa nel mondo è sinonimo di umanità e solidarietà. Così come siamo a ringraziare il governo, il presidente Letta e lei ministro per aver accolto l'appello di indire per oggi una giornata di lutto nazionale. Una presa di posizione forte per far sentire tutta la nostra solidarietà e vicinanza a tutti quei bambini, quelle donne, quegli uomini che sono morti alla ricerca di un po' di pace e di una vita migliore. Sono per noi martiri, martiri colpevoli di essere fuggiti da paesi come l'Eritrea o la Siria, in fuga dalla repressione e dalle guerre che purtroppo rimangono ancora risolte nel nostro Mediterraneo. Parliamo oggi di profughi, richiedenti asilo e protezione umanitaria. Va detto quindi con chiarezza, non stiamo parlando di immigrati alla ricerca di fortuna, come invece qualche irresponsabile spregiudicato, anche in queste ore di angoscia, in modo vergognoso tenta di confondere le acque con i